Lungo Lago di Como è riaperta anche la seconda corsia alle automobili. Il percorso Piazza Roma, Piazza Cavour, Via Cairoli torna ad essere riservato ai bus e agli autorizzati. Stamani il nuovo sopralluogo dei tecnici comunali insieme con la polizia locale e Aprica, l'azienda incaricata della raccolta rifiuti, valutata la situazione, si è deciso di poter aprire un'altra porzione di strada. Il Lario continua a scendere, in serata alle 18 era quota 112,8 cm, quasi 7 cm sotto la soglia di esondazione, fissata a 120. Procede il lavoro di pulizia e recupero dei detriti e dei materiali portati in città dall'acqua. Il traffico sul lungo lago sta dunque tornando alla normalità, pertanto, come detto, il mini girone Piazza Roma, Piazza Cavour, Via Cairoli è di nuovo percorso esclusivamente dagli autobus e dagli autorizzati che possono accedere alla ZTL. Il trasporto pubblico tornerà a transitare sul lungo lago quando si potrà riaprire anche la terza corsia, presumibilmente lunedì. Per ogni informazione sui percorsi e le fermate è possibile consultare il sito internet asfautolinee.it. Per quanto riguarda infine le strade chiuse, da lunedì in giornata in via Panilani dovrebbe essere istituito il senso unico alternato regolato da semafori. La possibilità è legata alla conclusione di alcuni interventi di messa in sicurezza del versante e alla posa di una barriera di protezione. Si continua a viaggiare a senso unico alternato anche in via Bixio, dove sono ripresi già nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza del versante franato. Restano invece chiuse via Cardano, via Valeria, via Monte Caprino e via Perciviglio.